In natura il liquido scava il solido e la pietra diventa quindi quel bacino che raccoglie l'acqua. In questo progetto si inserisce l'uomo, cioè la pietra diventa oggetto d'uso, diventa catino a una determinata altezza e a una certa conformazione per adeguarsi alle necessità umane. In questo progetto la pietra assume un ruolo fondamentale, si conforma quindi intorno a una necessità, l'accogliere l'acqua, il convogliarla attraverso le tubazioni di scarico, dentro a dei vani, a degli alloggi creati proprio per separazione. Il progetto prende forza su un concetto di separazione, non è più quindi un'azione a levare, ma un'azione a separare, quindi in vista anche di un rispetto della materia, di una riduzione dello scarto. Infatti questi due lavelli, lavabi, sono ottenuti separando gli elementi e ricomponendoli in forma di oggetto d'uso. Questa è la forza di questo progetto. Questa esperienza è un'occasione importante di sperimentazione con le aziende che lavorano sul campo, che conoscono bene il mestiere, che usano le tecnologie e poi le espongono in una manifestazione internazionale che mette forse a disposizione di tutti quella che è la possibilità nuova, innovativa, di trasformare questo materiale come prima non è mai stato possibile. I dipendenti l'hanno percepito in maniera molto positiva per più di un aspetto. Prima cosa perché è una cosa bella, creativa, che una volta fatta ha dato soddisfazione, e secondo perché è stato capace di sfruttare tutto il marmo non buttando via niente. Ha dimostrato l'ecosostenibilità della vita, che se con intelligenza e con capacità si può sfruttare tutto facendo opere d'arte meravigliose. Una cosa importante è lavorare con un Galiotto. Per me è una grande soddisfazione, perché oltre a essere un grande creativo è uno che cerca di sfruttare al massimo il prodotto, di avere il meno scarto possibile e creando un pezzo anche commercialmente vendibile. I benefici è per dimostrare al mondo la creatività e la capacità di perfezione che abbiamo ancora noi, quel Made in Italy. Questo fa vedere ai nostri competitor stranieri la capacità, l'esecuzione, la perfezione dei pezzi che facciamo, altrimenti saremmo uno stato perdente.